Eccomi, dopo un po' di tempo che non registro più video, che non registravo video per pubblicarli su YouTube, per Instagram, eccetera, eccetera, anche se, come ben sapete, è una delle cose più viste, più apprezzate per potersi presentare, comunicare, vendere ed è trasmettere anche valore, quindi trasmettere quelle che sono le proprie conoscenze, competenze, essere d'aiuto a qualcun altro. Quindi ora di cosa parliamo invece oggi riguardo a, non a questo, ma riguardo alle possibilità, le opportunità che sto dando invece a chi vuole intraprendere una carriera professionale online, soprattutto come professionista, come imprenditore, ma si ritrova in una situazione di crisi, come dubbio continuo con se stesso, confusione, tra procrastinazione sulle azioni da fare e, in poche parole, quel blocco, sentire quel blocco che ci limita a fare poi il passo successivo. Quindi mi sono messo a disposizione di quelle persone che vogliono fare quel passo successivo nella loro carriera professionale, ma si ritrovano bloccate in questo, non riescono ad uscirne fuori. Quello che ha aiutato me in passato è proprio parlarne con qualcuno, essere aiutato, avere un mentore, una mentore, un professionista della relazione d'aiuto, e anche nel mondo business dove qualcuno poteva accompagnarmi. È così che ho fatto in questo frangente, ho unito quelle che sono le esperienze personali che ho vissuto in prima persona come cliente e sia le esperienze personali che ho acquisito come formazione personale come professionista, sia dal lato umano e sia dal lato business, marketing, digitale soprattutto, in questi anni ho messo insieme e ho costruito quello che ritengo uno dei percorsi per me vitali per aiutare quelle persone che sono in questo stato oggi come oggi e vorrebbero essere aiutate da entrambe le parti. Molte volte si aiuta solo una parte sola di un essere umano, cioè una parte che potrebbe essere definita personale, umana, che è legata al mondo delle relazioni personali, è legata al contesto in cui viviamo, è legata ai dubbi esistenziali che ognuno di noi ha, ai sogni che vorrebbe realizzare non sa come fare, ai desideri di ottenere più libertà, più rassicurazione, più sicurezza, più tranquillità. Tutte queste cose qui sono il lato personale, invece il lato professionale sono quelli che vorrebbero raggiungere, come tutti quanti noi, quella attività che per tutta la vita noi vorremmo portare avanti, perché il lavoro lo faremo per la maggior parte della nostra vita, si spera, e dovrà essere un lavoro che ci soddisfa, che ci entusiasma. E per fare tutto ciò, molte volte ognuno di noi tende proprio a costruirselo da sé questo lavoro, perché nel mondo esterno non ha trovato l'azienda o comunque il contesto, collaboratori comunque con cui poterlo fare. E qui sono nate nelle ultime, non solo negli ultimi anni, ma da sempre ci sono stati i freelancer, i liberi professionisti, ci sono stati sì, coloro che hanno avviato le proprie attività, le proprie imprese, e quindi gli start-upper. Cioè abbiamo oggi come oggi un'enorme opportunità di costruirsi il proprio progetto di vita professionale o imprenditoriale, ed è bella questa cosa qui, questa lì possibilità, opportunità che abbiamo. Quindi questa opportunità che noi abbiamo molte volte si scontra però con, come dicevo prima, i contesti personali che viviamo. Quindi i contesti personali che viviamo sono dove ci troviamo, in quale contesto, quale input, quale relazioni, reti sociali abbiamo, quale mentalità abbiamo acquisito nella nostra esperienza di vita, che storia personale ci portiamo dietro, quali sono le nostre competenze personali che si possono mettere a servizio anche a livello professionale, tante cose che sono veramente soggettive e che a volte si scontrano poi con quella visione del lavoro che non coincide con le visioni personali e ci fa allontanare dal costruire un nostro progetto, dal tentennare di costruirlo, proprio perché ci hanno insegnato che il lavoro funziona così, invece noi a livello personale siamo in questo modo, ci sentiamo in questo modo. E la verità è che è questione di percezioni, quindi quello che va fatto quando si va
ad integrare in tutt'uno è cercare di trovare il modo di distruggere, diciamo così, quei muri che abbiamo davanti a noi, quei filtri, quei paraocchi che sono le nostre convinzioni, le nostre credenze acquisite, assorbite o trasmesseci. Comunque sono delle credenze, delle convinzioni limitanti che non ci permettono di vedere alcune cose e ci permettono di vederne altre, come limiti, come difficoltà, come muri intramontabili, insuperabili. È il lavoro di integrazione che si va a fare in un lavoro di coaching, di counseling, di mentoring con chi, come me, ha fatto un percorso di vita dove questi argomenti li ha mangiati sin da quando era magari già tanti anni fa un giovane che ha iniziato a fare la sua attività, la sua impresa, la sua professione, la sua carriera in modo indipendente, può aiutare. Questo è un po' il succo del mio percorso, che cosa va a fare, che cosa riesce a portare e a chi riesce a portare, diciamo, aiuto, beneficio. Io sono Samuele Di Orgi, se non mi conoscete sono un counselor, coach, mentor, ma prima di tutto sono un essere umano. Non mi piacciono le etichette, ma per poterci forse conoscere meglio, forse è meglio utilizzarle. Quindi le utilizzo proprio per cercare di mettere qualcosa in piatto comune dove tu conosci quel linguaggio, io conosco quel linguaggio e ci possiamo comprendere. Ti posso raccontare un po' qual è la mia storia che potrebbe aiutarti a fare ad avere più consapevolezza di chi sono. Quindi ti potrei dire che sono un ragazzo 32enne, cioè ho 32 anni oggi, oggi è 2 febbraio 2024. Quello che sto facendo in questo momento di vita è perché ho vissuto alcune esperienze che mi hanno portato a tutto ciò. Queste esperienze quali sono? Innanzitutto io da che sono stato un, tra virgolette, collaboratore familiare dell'azienda di famiglia, sono passato a non essere più all'interno di un'azienda già avviata, di un'impresa già avviata, a costruirmi da solo quello che è il mio poi sviluppo professionale, la mia carriera. Questo sin dal 2015. Quindi oggi siamo nel 2024, sono passati già 9 anni. Da allora ne ho combinate davvero tante per poter sviluppare un po' quella che è la mia carriera. Una delle prime cose che ho fatto è fare esperienza nel mondo digitale, perché era quello che mi piaceva di più. Io ho sempre stato uno smanettone di computer da quando ero ragazzino. Infatti, il primo stipendio che ho ricevuto quando ero ragazzino, proprio nell'impresa di famiglia, con il primo stipendio è stato quello di andare in un negozio di computer e farmi il miglior computer assemblato come volevo io e averlo tutto per me, non condividerlo con nessuno perché ci volevo smanettare dalla mattina alla sera, e così ho fatto. Quindi capisci bene che da quando avevo 14, 15 anni, 13 anni già smanettavo computer, e nel mondo digitale all'epoca non c'era tutto questo mondo che conosciamo oggi come social network, ma c'erano forum, blog, siti, Altervista, che io ho utilizzato per creare il mio primo sito. Quindi c'erano tante altre comunque informazioni, input dove poter acquisire delle competenze. Lì ho iniziato a fare quello che potremmo definire il problem solver della situazione e cercare le soluzioni ai problemi anche di cose che non erano a che fare col digitale. Quindi ero in questo mondo un po' bello frizzantino dove c'era la conoscenza distribuita, ognuno poteva scoprire cose nuove. Era un curiosone rispetto a questo, sin da piccolo, quando ero bambino. Poi nel web non ti puoi immaginare quindi quanto puoi esplorare. Nel 2000, quindi 2015, poi sono andato per un po' di anni fermo a fare, diciamo, solo formazione. Non mi sono buttato subito a fare professioni. Ho continuato a fare la formazione in counseling, che è una forma un, il counseling è una relazione d'aiuto, come si dice, è uno strumento che ci aiuta ad entrare in relazione, a far funzionare le relazioni. Quindi ho fatto una formazione in questo campo. Poi nel 2016 ho iniziato a fare formazione anche nel mondo digitale, con i corsi gratuiti che erano disponibili per le persone disoccupate, perché in quel periodo, dopo l'azienda di famiglia, ero un disoccupato, tutti gli effetti, e
e avevo beneficiato anche dei corsi che erano a disposizione per i disoccupati in quel periodo, quindi quello di Google, che era quello di crescere in digitale. Non so se qualcuno di voi l'ha già fatto, lo conosce e sa di che cosa sto parlando. Lì è stato un mondo perché mi ha aperto a livello veramente pratico come sfruttare il digitale, il marketing digitale, soprattutto il social media marketing per le aziende. E lì mi sono iniziato a lanciare come, possiamo dire, community manager, social media manager, eccetera, eccetera. Anche se già lo facevo, perché con l'azienda di famiglia sono stato quello che ha creato le pagine social sulle piattaforme TripAdvisor, sono stato uno dei primi a creare il Google Marketplace, cioè tutte quelle pagine di Google che erano da creare, non erano automatiche, e fare marketing attraverso quello, a fare ovviamente contatti e visibilità, ed ha funzionato tantissimo. Quindi io utilizzavo gli strumenti, però non sapevo che cosa e perché li stavo utilizzando. Poi studiando, ho capito che tutto quello che sapevo fare era una professione e che era richiesta anche sul mercato. Così ho iniziato ad innamorarmi ancora di più, a fare corsi di formazione anche su altri campi, a seguire ovviamente chi già lo faceva, come quelli di Marketers, da Rovignali e tutto quel mondo che c'era dietro. Sin da 2016, quindi ero già dentro a seguire questi canali, e imparavo e cercavo di mettere in pratica per come potevo e quando potevo. Prima per hobby e poi ovviamente per professione, perché l'opportunità si è presentata nel 2017, quando mi hanno chiamato per fare ovviamente il dipendente all'interno di un'agenzia di marketing, di digital marketing, e lì accettai per poter ovviamente mettere a servizio quello che conoscevo, quindi la gestione dei social, la gestione dei contenuti, il copy, la programmazione dei contenuti, il piano editoriale, eccetera, eccetera, tutto quello che aveva a che fare il ruolo di social media manager, community manager. Fino a fine 2018 ho lavorato in agenzia, dal 2019, no, aspetta, prima ancora del 2019 devo raccontarti che nel momento in cui lavoravo in agenzia part-time, lavoravo anche come un assistente tecnico comportamentale appunto dai bambini con autismo, che è quello che ancora faccio oggi di mattina a scuola. Però già da allora metà giornata me l'occupavo in agency marketing e nel pomeriggio tecnico comportamentale, e quindi facevo doppio lavoro, ma quello ancora non era un lavoro, come si dice, bello sostanzioso, quindi ero così e così nella mia pratica. La rivoluzione c'è stata nel 2019, perché a fine 2018 è finita l'attività, l'esperienza in agenzia di marketing. E nel 2019 ho aperto la partita IVA, proprio all'inizio 2019, per poter fondare il polo in Calabria, nella provincia di Vibo, di un franchising che mi piaceva tantissimo, cioè mi ero innamorato, di un servizio che è quello del photobooth. Così iniziai subito, senza pensarci troppo, ad investire in questo e a investire parecchi soldi. Dopo aver investito magari in altro di formazione come digitale, come digital o come assistente alla tecnico comportamentale o come counselor, eccetera, eccetera, ho voluto investire in questo settore per fare un po' l'imprenditore. E così è stato, ho fatto l'imprenditore per 3 anni, 3 anni e mezzo, fino a fine contratto che non ho rinnovato con l'agenzia, con il franchising di turno, e iniziato in questi 3 anni e mezzo proprio a prendere in mano un'azienda, a fare tutto io, cioè ero l'azienda, il solopreneur, lo chiamano oggi, no? L'imprenditore solo. E ho sperimentato che cosa vuol dire fare tutto, fare pubblicità, marketing, vendita con i clienti, segreteria, analisi, tutto ho fatto, cioè proprio mi sono occupato in full stack marketer, lo chiamano in questo mondo. Mi sono occupato di fare questo e ho acquisito es molta esperienza di come fare impresa e mi ha aiutato tantissimo a superare determinate cose, a comprendere gli sbagli che ho fatto e perché li ho fatti. Quindi è stato un bel momento di vita che me lo porterò sempre come esperienza validissima, e mi ha messo molto in gioco, molto in difficoltà, perché soprattutto è successo proprio poi nel 2020-2021 quello che sappiamo tutti, che è il blocco degli eventi, il blocco di poter fare feste, eccetera, eccetera. Siccome io ero in quel settore, mi sono dovuto bloccare per fare tutto ciò. E mi ha messo ovviamente molto in gioco, in discussione, tutto quello che era poi il business stesso.
Non è stata una cosa molto facile superarla, però alla fine sono riuscito a fare il salto per poter recuperare e superare alcuni ostacoli. Dopo questa esperienza di vita di franchising, eccetera, eccetera, mi sono preso dal 2022-2023 quell'anno di ritorno agli interessi che erano personali per poter iniziare a fondare una nuova impresa. Così iniziai a formarmi per poter lanciare una startup, mi sono iniziato a formare per lanciare un mio percorso di counseling e coaching e di mentoring e ho investito un casino di soldi in un anno solo per poter, di formazione e di mentoring. Per potermi poi permettere di mettere a servizio tutto quello là che è il frutto di quella formazione che ho fatto. E questo grosso investimento che ho voluto fare in un anno è stato il migliore investimento che potevo fare per poter ricominciare. L'ho dovuto sudare questo grosso investimento, però oggi se faccio quello che faccio è anche grazie appunto a un grosso investimento. Non vi dico in cifre precise, ma si aggira intorno ai 5.000 euro. Tra parentesi, in nemmeno forse 6 mesi, 7 mesi di formazione, o comunque di mentoring, di coaching, di supporto dal vivo, questo ho fatto. E grazie a questo percorso che ho avuto in questi mesi, da professionista, a parte dei professionisti che stimavo e stimo, perché loro erano già un po' più avanzati proprio dove volevo andare io e potevano capirmi bene perché erano un po' più anche sulle mie corde. E ho cercato quelle persone che un po' potevano comprendere anche il linguaggio con cui volevo parlargli. Sono andato a creare alcuni progetti, tra cui quello che sto facendo oggi è uno dei tanti. Perché uno dei tanti? Perché gli altri li ho creati, ma li ho messi un pochino da parte. Questo perché ho capito che non ci si può dedicare a tanti progetti e farli bene tutti quanti, e quindi ho deciso di mettere in pausa alcuni progetti e dedicarmi solo e esclusivamente al progetto questo mio personale di mettermi a servizio e di mettere a servizio tutte quelle che sono le mie competenze e le mie esperienze a favore di altri che si trovano come mi trovavo io un po' 3 anni fa, senza avere una professione attiva, ma con la volontà di creare un proprio progetto e non sapere da dove iniziare e ricominciare. E questa cosa qui, di non sapere dove ricominciare, di non avere il supporto necessario, io la sto colmando questo bisogno, perché il supporto che do in questo momento è proprio supporto umano, ma anche supporto professionale. Parliamo di marketing, parliamo di digitale, di come sbarcare sui social, di come parlare sui social, su come posizionarci nella mente degli altri esseri umani, come poter comunicare il proprio valore, farci comprendere, come poter interagire con gli altri, quali strumenti utilizzare e tante altre cose che sono utili per poterci ovviamente fare una propria impresa, una propria professione ed essere liberi professionisti, essere liberi, che è la cosa più bella che ognuno di noi potrà mai ottenere, diventare libero di fare un lavoro che gli piace e che lo soddisfa anche economicamente, finanziariamente, si può permettere poi di comprare casa, di comprare macchine, di comprare viaggi, di fare viaggi, di comprare quello che vuole, di fare altre nuove esperienze, di fare nuove formazioni, cioè vivere di quello che più si è bravi, anche se ha più talento, ma allo stesso tempo si ha la possibilità di mettere a servizio perché altri lo richiedono, possono beneficiarne, non è qualcosa da inventare. Oggi come oggi, per poter fare soldi online ce ne stanno tanti modi, tanti meccanismi, tanti strumenti. Se uno vuole studiare un meccanismo per, ad esempio, guadagnare soldi su la vendita dei prodotti, ci sono tantissimi sistemi, prodotti digitali o prodotti fisici, o per fare soldi attraverso servizi, prende servizi altrui e li vende e ci fa comunque tantissimi soldi. Ma questo nostro settore, che è il settore un po' dove noi siamo gli attori, i protagonisti, i registi della propria impresa, del proprio anche prodotto e servizio, e siamo anche venditori un po', siamo pure quelli che si occupano della comunicazione, della gestione dei clienti, della gestione del nostro gruppo, della nostra tribù, del team, di tutto quello che ha a che fare, è tutto un altro paio di maniche. Ok?
perché lì si comincia da zero o meglio, si inizia da un punto in cui bisogna organizzare tutto. Lì è molto complesso e diciamo, i muri di fronte a noi o comunque gli ostacoli, come mi piace definire, possono essere visti o come un ponte o come proprio un blocco. Quindi quello che vorrei portare adesso con questo video qua è la consapevolezza che quello che oggi sto facendo non è dovuto perché mi sono svegliato la mattina e ho deciso di farlo. Sì, può essere anche così definito, però c'è dietro questa decisione di farlo tutta un'esperienza di vita che in passato mi ha portato a fare ciò. E se da un giorno all'altro qualcuno pensa o immagina di potermi aiutare o di poterti aiutare a diventare libero finanziariamente con un tuo progetto, sfruttando solo dei meccanismi di, diciamo così, marketing, magari a breve termine ti aiuteranno tantissimo a guadagnare, ma a lungo termine perderai quella che è la capacità tua di essere resiliente di fronte agli ostacoli, cioè di superare quelle, sì, difficoltà, acquisire esperienza ed essere costante. Perché vedi tante persone che da un punto in bianco con un profilo nuovo, tutto nuovo, creano un business su un argomento, poi non li vedi per un po' di periodo e li vedono su un altro argomento. Poi, perché questo? Perché loro stanno sfruttando l'onda di quell'argomento lì, hanno acquisito uno strumento per farci un business, e va bene, hanno guadagnato, eccetera, eccetera. Però non è quella la loro missione di vita, quel progetto di vita, il loro progetto lo stanno forse realizzando in vari modi, oppure non lo stanno proprio realizzando, si stanno concentrando solo su come portare a casa 10.000 euro al mese. E che potrebbe essere il loro progetto di vita, non c'è niente da giudicare, però che progetto di vita è se ci focalizziamo solo sul guadagno che vogliamo portarci a casa, a livello economico, finanziario? Secondo me un progetto di vita ha senso. E ha, come si dice, un profondo senso, significato quando porta nella società un miglioramento dal punto di vista olistico, ecologico, non egologico, dove ci sono pochi a poterne beneficiare di tutto ciò, o dove si va ad aiutare solo una fetta e l'altra invece la si distrugge. Un punto di vista olistico vuol dire che il progetto deve essere un qualcosa che a livello grande, a livello macro, e non solo a livello micro, a livello settoriale, a livello macro, a livello generale, ha un impatto forte su tutti quanti. Perché se il progetto tuo permette a qualcun altro di raggiungere la serenità e un lavoro, è un'opportunità di vita dignitosa ed etica, soprattutto, gli stai aiutando a quella persona ad avanzare, ad evolvere. Se a quella persona la stai aiutando non dal punto di vista etico, a livello globale, ma solo dal punto di vista finanziario, a guadagnare per potersi comprare o diventare proprietario di un negozio, di un progetto, eccetera, eccetera, ma proprio per accumulare ricchezza, solo per quello, non è, secondo me, un progetto che si può collegare con gli altri, perché come lo colleghi a tutti gli altri il tuo progetto? Cioè, qual è l'effetto che il tuo progetto porta agli altri? Qual è il beneficio dà il tuo lavoro, il tuo progetto anche agli altri indirettamente? Se il tuo progetto indirettamente dà anche agli altri, pur non avendo con altre persone che hanno a che fare con te, un beneficio indiretto, allora quel progetto vale la pena effettivamente di essere messo di costruirlo, di essere messo a disposizione, secondo il mio punto di vista. Ha senso, ha significato. Vale proprio, cioè, è un progetto che è molto più complesso e quindi ha bisogno di molta più cura. Non è fumo, è niente arrosto. È molto arrosto, però ci vuole la giusta, la
la giusta modalità di poterlo costruire, il giusto tempo anche, la maturità, perché non tutti hanno la maturità ancora per poter costruire magari il loro progetto, perché hanno bisogno ancora di fare alcune esperienze, di acquisire alcune competenze che sono essenziali, perché chi non ha fatto ancora le cose essenziali è inutile che va a costruire i progetti. Essenziali non voglio dire che l'essenziale è crearsi 3 anni, di 4 anni, 10 anni di studi. Quello non è essenziale. Essenziale potrebbe essere anche acquisire una competenza sola o fare esperienza di quella competenza sola, una o più esperienze di quella, mettere a servizio quella competenza. Questo è l'essenziale, cioè avere la competenza e poterne fare esperienza. Quello è l'essenziale, che non è collegata con certificazioni, lauree, cicli annuali. Ha a che fare l'essenziale con proprio quello che importa. Se manco questo c'è, se manco questa opportunità, se manca proprio l'essenziale, allora prima bisogna fare questo e poi si può costruire un progetto. Sembra che per oggi abbia detto già tanto, già molto, quindi vorrei chiudere qui la nostra, per oggi, il nostro incontro. Se mi stai ascoltando, ti ringrazio per essere arrivato fino a questo punto, perché comunque sono passati più di 25 minuti e non è facile oggi come oggi dare molta attenzione a chi parla per più tempo, per più minuti, visto che siamo ormai tutti abituati ai reels, ai short, a tutti questi video di TikTok molto corti. E se vuoi scoprire di più su quello che faccio o non faccio, ti invito ad andare in descrizione sui link, e magari se vuoi parlare con me di qualche tuo progetto che vuoi portare, come dicevo, a servizio e costruirlo senza fare tutto questo da solo, io sono disponibile per poterti magari aiutare. Quindi mi puoi contattare per fare una chiamata conoscitiva con me e vedere se quello che è il mio percorso potrebbe tornarti utile. Detto questo, ti saluto, ciao!